Semplicemente 1740, nell'elenco delle eccellenze salentine, abbiamo l'antica pasticceria Ascalone e con noi Davide Ascalone. Ciao Davide. Buon pomeriggio. Ti piace questo posto? Siamo al Relax di Leuca. Bellissimo, bellissimo. Insomma, tu sei tra le... Ci stiamo sciogliendo sotto sto sole. Sei tra le eccellenze, perché? Perché nel 1740, come dicevo ai telespettatori, nasce l'antica pasticceria. Spiegaci un po'. Esatto, viene fondata nel 1740 da Andrea Ascalone. E 5 anni più tardi, mentre si arrovellava in laboratorio con gli avanzi di pasta frolla il figlio Nicola, pensò bene di mettere appunto questi avanzi in questa formetta di rame e imbottirli di crema pasticcera, coprirli e infornare ad alta temperatura il tutto. Uscì così brutto a suo avviso sto dolce che lo definì un pasticcio. Da lì nacque il pasticciotto. Attenzione amici a casa, il pasticciotto. Allora adesso Davide, io ti devo dire una cosa proprio detta tra noi, amici dello spettacolo, personaggi politici mi parlano tutti del pasticciotto perché è famoso in tutto il mondo. Eccolo qui il pasticciotto, signori a casa, abbiamo l'inventore, la pasticceria Ascalone, che ha inventato il pasticciotto, un dolce tra l'altro conosciuto proprio veramente in tutto il mondo. Tipico salentino, ma adesso è stato esportato un po' dappertutto. Piace, è molto semplice, una pasta di pasta frolla imbottita di crema, ma proprio per quella semplicità ottiene sto successo che sta conseguendo. Sì, tra l'altro diciamo. È molto buono. Ascolta Davide, 10 generazioni, voi avete mantenuto sempre, Andrea c'è stato sempre, ci siamo passati il testimone da padre in figlio. E sì, quindi appunto. Praticamente l'azienda è stata sempre nello stesso punto, sempre nello stesso luogo dal 1740. Bene, sì, bene, appunto. E c'è da dire anche che studiando un po' insomma la storia della famiglia Ascalone, sono venuto a scoprire che i Borboni hanno dato la prima licenza. Eh beh sì, in quell'epoca ancora l'Italia non era unita e rilasciavano le licenze, la prima era borbonica, la Camera di Commercio entra molto dopo, molto nel 1862, la prima licenza della Camera di Commercio risale al 1862. Quindi nel 1740 i Borboni così vi rilasciano la prima licenza e ancora non c'era neanche l'idea di come poteva essere insomma, no? La Camera di Commercio, la fiscalizzazione, quindi... Bene, e parlami invece del attualmente, adesso, vedere il pasticciotto un po' insomma in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, io in tutto il mondo ho visto il pasticciotto, che senso ti fa? Nel senso che emozione hai vedere magari televisioni, giornali, vedere il pasticciotto che comunque fa parte della tua famiglia? Beh, fa piacere che un prodotto che sia nato qui nel nostro Salento venga apprezzato un po' dappertutto, sperando che non lo rovinino, perché è un dolce che va fatto in giornata e va apprezzato caldo fragrante, diciamo. Esatto, esatto. E quindi se si inizia un pochino a metterli in questi benedetti abbattitori, freezer, riscaldarli, perde un pochino. Il pasticciotto va proprio consumato dopo quanto? Perché insomma la crema calda... Va mangiato tiepido. I segreti non ce ne sono, va fatto con le materie prime di qualità e va fatto espresso. Farei assaggiare i nostri telespettatori a casa, ma non si può, perché già il profumo che sto sentendo del pasticciotto, tra l'altro appena lanceremo la pubblicità, uno sparirà subito, perché caro Davide... Senti, in queste puntate noi abbiamo avuto diversi VIP, personaggi dello spettacolo che sono stati i nostri ospiti. Quando hanno saputo del Salento, insomma la trasmissione si chiama Salento d'estate, la prima cosa che è venuta a mente, ma il pasticciotto. La stessa Matilde Brandi in una di queste puntate nominava il pasticciotto come insomma l'emblema un po' del Salento. Siete un po' la figura rappresentante del Salento, no? Il pasticciotto. Insieme alla Taranta il pasticciotto diciamo la fa da padrone nel Salento. Esatto, io penso signori che tra il mare, la buona cucina, la Taranta e il pasticciotto è proprio un dipinto del Salento. È un richiamo per descrivere le bellezze del Salento e le bontà del Salento. Senti, qualche piccolo episodio legato a qualche personaggio magari del cinema o della televisione, e qualche aneddoto? Ma ne sono passati tanti personaggi, però di aneddoti, diciamo. Abbiamo avuto l'onore di ricevere il premio Nobel José Saramago, l'attore Gérard Depardieu, Vladimir Luxuria, c'è pure un filmato che ritrae mio padre che racconta diciamo la Taranta, descrive la Taranta con
con enfasi a luxuria, diciamo. Ecco. Allora, praticamente, se io adesso vado con un pasticciotto da Vladimir, fai conto, prossima settimana, lei ricollega a quell'episodio? Sì, ricorda bene. E allora lo terrò con me il pasticciotto, appena incontrerò Vladimir glielo farò vedere e subito, secondo me, si ricorderà della famiglia Ascalone. Allora Davide, grazie veramente del contributo in questa trasmissione Salento d'Estate, che racconta un po' il Salento, e voi con la vostra famiglia, con il vostro prodotto, siete proprio un tassello importante del Salento. Grazie a voi.